È stato un trionfo organizzativo e sportivo. La Sigmaversa ha conquistato il titolo Under 19 maschile regionale al termine di una 2 giorni di grande pallavolo giovanile al Palaiacazzi. Dalle emozioni della A alle emozioni dell'Under 19 il passo è stato breve per il sodalizio normanno che dall'11 al 14 maggio rappresenterà la Campania nella finale nazionale in programma a Bormio. Onore a Volleyworld, Romeo Normanna e Ischia Pallavolo, ma a far festa sono stati i ragazzi di coach Giuseppe Scognamiglio. Il cammino della Sigmaversa è iniziato contro l'Ischia Pallavolo nel match inaugurale della Final Four. Pratica risolta in 3-7 con qualche grattacapo, ma poco più, perché gli isolani, privi di alcuni giocatori chiave ma protagonisti di un match tutto cuore ed orgoglio, hanno provato a mettere in difficoltà Gengaro e compagni, raccogliendo magrissimi risultati. Vittoria senza storia e occhi sulla seconda semifinale dal forte sapore di finale tra Volleyworld e Romeo Normanna. Partita dura, emozionante, ricca di colpi di scena e con un primo set risolto ai vantaggi dei partenopei. La Romeo ha avuto però il merito di incassare e dopo un secondo set da dimenticare rimettersi in pista nel terzo game, sciorinando una pallavolo a tratti incontenibile. Un guizzo d'orgoglio che ha ricaricato il morale dei tifosi e soprattutto apparecchiato la tavola per un quarto e decisivo parziale a dir poco epico. Merito delle due squadre in campo, ma anche e soprattutto di una cornice di pubblico instancabilmente al fianco delle due formazioni. Ma sul più bello, per la Romeo, il Volleyworld è tornato a ruggire mettendo nel mirino la finalissima. Volleyworld, Sigmaversa, due regine a contendersi un'unica corona. Da una parte i normanni, avvantaggiati dal giocare sul proprio campo di fronte alla propria gente. Dall'altra il Volleyworld, favorito solo sulla carta e con una voglia matta di sollevare al cielo una coppa. La partita non ha deluso le attese, anche se il risultato direbbe il contrario. 3-0 per la Sigma, che ha forse giocato la partita perfetta al cospetto di un avversario mai domo. Il presidente Di Meo ha fatto festa con i suoi ragazzi sotto lo sguardo attento del numero 1 della FIPAV Campania, Ernesto Boccia. Un tripudio per il giovanissimo gruppo normanno che tra qualche settimana rappresenterà la Campania a livello nazionale.